Teleselezione. Di corsa a Montecitorio per sentire l'apertura della votazione e poi al telefono con Pippo Civati. Indico la votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, ricordando che anche in questo terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Ci serviva questo lampo perché la terza sarà ancora necessariamente interlocutoria, ma può prefigurare l'elezione di Romano Prodi al quarto scrutinio. Pippo Civati è stato quello, non so se posso rivelarlo, che nei colloqui anche off record del transatlantico per tutta la giornata di ieri ha sempre sostenuto che c'era uno spiraglio per Prodi, vero? Sì. Mi sembra ovvio, non ero solo fortunatamente a farlo, altrimenti non avremmo questa candidatura. No, però quello a farlo con più decisione, più rischio. Ma sì, perché a me dispiace, ma la candidatura di Rodotà è stata gestita male anche dal 5 Stelle, sicuramente dal PD, insomma. Si è persa l'occasione per fare un gesto ancora più coraggioso, forse, però c'è ancora una possibilità, magari il PDL ora lo vota per dispetto, sarebbe fantastico. Non credo, diciamo, sì, no, sarebbe curioso e a questo punto accetteremmo il verdetto dell'aula. Insomma, mi pare di poter dire che Prodi sia una soluzione di altissimo equilibrio per la situazione in cui ci siamo ritrovati e quindi vada bene così. Cercheremo di convincere i deputati del Movimento 5 Stelle a pensarci bene, perché sento ancora dei toni molto infastiditi, un po' troppo, io capisco l'inesperienza che ho anch'io, però c'è anche un momento per arrivare al punto, insomma il punto mi pare che sia quello di avere sventato un accordone col PDL che comportava anche un governo sostenuto da Berlusconi, quindi se la si vuol capire la si capisce, se no si continua a dire. Quindi è una lettura interessante questa, perché contrasta quella un po' spontaneista del partito disorganizzato. È stato un voto politico quello del PD di ieri, vuole dire Civati? Sì, è stato assolutamente un voto politico. Ti faccio notare una cosa che in pochi hanno notato: tutti i candidati alle primarie, oltre a Bersani, che ovviamente era d'accordo, erano in disaccordo sulla indicazione di Franco Marini. Lo era Vendola, lo era Renzi, lo era La Puppato, lo era Tabacci. È vero, non ci avevo pensato. Insomma, chiamarli franchi tiratori mi sembra un po' eccessivo. Sono semplicemente stati franchi, ecco, come siamo stati franchi noi in questi giorni nel dire che certe soluzioni raccogliticce sull'aspettativa che poi Berlusconi avrebbe, insomma, io quando incominciamo a mettere un'ipotetica davanti a Berlusconi mi metto sempre un po', no? Cerco un nascondiglio. Ecco. Faccio un po' di agenda, ci sarà la riunione dei grandi elettori del PD nel pomeriggio, come si dice? Ma non lo so, l'importante è che quella di questa mattina, la riunione del PD, sia andata molto bene. Come si è svolta? Al Capranica, come l'altra volta, insomma, anche per superare lo stallo del Capranica, quello dell'altra sera. Non si è votato, si è proceduto direttamente, insomma, con un applauso, una standing ovation, come è giusto fare nell'indicare Romano Prodi. C'è ancora qualche malumore, mal di pancia, si parla di un D'Alema che vedeva la sua candidatura e i suoi che lo sostenevano. Adesso vediamo di riportare tutto al buon senso. Sì, perché anche questo non è un mistero: una parte dell'ala, diciamo, d'Alemiana ed ex d'Alemiana, ieri diceva Prodi e D'Alema sono bruciati tutti e due. L'hai sentita anche tu questa voce? Sì, dopodiché io ieri, nel lavoro che tu ricordavi, ho avuto contatti ripetuti con Matteo Renzi, ho fatto in modo che ci fosse una condivisione tra i neoeletti del PD, tra i giovani, che poi non lo siamo più noi, ma insomma ce ne sono tanti più giovani di noi in questo gruppo parlamentare. Sono arrivati i giovani turchi avevano questa posizione un po' curiosa di definire pari le scelte rispetto ad Alema e Prodi. Mi pare che anche questo nodo si sia un po' sciolto nella notte, nel corso della serata. Spero che sia così, perché sarebbe un bel messaggio che questa candidatura del padre dell'Ulivo provenga dai più giovani. Sarebbe un bel modo per rispondere anche alle divisioni interne. Il rinvio della votazione a che serve, secondo te? Non lo so, io non l'avrei chiesto il rinvio, sinceramente. Spero che sia letto nel migliore dei modi, perché anch'io faccio fatica a interpretarlo. Oltretutto, dopo 50 giorni in cui abbiamo atteso, forse sarebbe stato liberatorio non chiederlo, ecco. Ma che cosa serve, se in fondo si sta già muovendo questo nuovo accordo, nuovo equilibrio? Cioè, Luca, in tutta sincerità non lo so davvero, altrimenti ti risponderei. Molte grande cose non le so, non le capisco, sono fatto così. Però lo dico quantomeno, lo ammetto. Bene, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. A presto.